Cari amici di Brianza Channel, siamo a Seregno, con noi abbiamo Rinaldo Silva, che è stato un po' l'organizzatore di questo convegno. Perché è nata questa idea? Ecco, questa idea principalmente è nata dal fatto che io ho voluto un po' commemorare Giulio Andreotti, l'onorevole Giulio Andreotti, che da poco è scomparso, essendo sempre stato un andreottiano da quando mi sono iscritto alla Democrazia Cristiana. Praticamente ho sempre seguito quello che ha fatto il pluripresidente, poi nella modalità in cui facevo politica, e quindi ho ritenuto di doverlo ricordare in questo modo. Nel pensare a questo, ovviamente, a cosa potevo pensare come relatore della serata principe? Relatore principe l'onorevole Luigi Baruffi, che ha fatto gran parte del suo percorso politico anche come parlamentare a fianco di Andreotti, e quindi lo conosceva bene e ha avuto modo anche di presentarlo non solo a me, ma presentarlo anche a tanti altri amici che hanno avuto, dico io, la fortuna di conoscere un personaggio di questa taratura. Questa sera io ritengo però che il titolo, diciamo, della serata è quello da Andreotti ai giorni nostri. E poi non si concluderà con delle idee e con con dei pensieri politici, visto anche che si avvicina anche il tempo delle elezioni europee che si svolgeranno nel 2014, nella quale si dovrà ben scegliere da parte di tutti quelli che dicono di essere del centro se stare veramente nel Partito Popolare Europeo o andare a finire in qualche altra situazione. Di conseguenza non mancherà Luigi, con le sue capacità e le sue doti politiche indiscusse, di ben relazionare ed far partecipare anche i presenti. Ed ecco che abbiamo con noi l'onorevole Luigi Baruffi. Ecco, quindi non soltanto un testimone dell'epoca di Andreotti, ma addirittura un protagonista. Beh, io sono stato prescelto da Andreotti nel congresso del 1983 e andai in direzione nazionale, che era una cosa seria allora. Erano 30 persone, ero l'unico non parlamentare. Dei 30 componenti della direzione ero l'unico che non era in Parlamento, anche se stavo in Regione Lombardia. Per me è stato non solamente un maestro di vita e di politica, ma anche una persona che mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato che la politica innanzitutto è avere i piedi per terra. Difetto che oggi sicuramente travalica e trascende ogni possibilità. Ho imparato da lui la serietà nella politica. La politica è una missione, è una scelta di vita, è una scelta che si fa a prescindere dai risultati personali. Io quando ho iniziato non sapevo di andare a finire in Parlamento, eppure è una cosa in cui ho creduto e sulla quale mi sono battuto. È una persona che mi ha fatto capire l'importanza della politica estera. Noi viviamo troppo di politica nazionale. Purtroppo il cortile del mondo si è allargato e credo che Andreotti sia stato uno dei primi personaggi italiani a capire che quella era la scelta del futuro. Si è battuto in tutti gli ambiti, da quelli europei a quelli internazionali, per portare l'Italia sui livelli che poi in realtà altri che sono venuti dopo di lui hanno potuto usufruire. Se siamo arrivati ad essere nel club dei 7 paesi più potenti del mondo, certo dipende da coloro che hanno governato anche dopo, ma le premesse sono nate certamente prima. Ecco, di Andreotti lei ha illustrato le luci, però purtroppo ci sono anche delle ombre. Ombre che comunque, malgrado tutti i processi, non sono poi venute a galla niente di concreto. Sì, in realtà io non le considero ombre. Devo ricordare che è stato l'unica persona, credo, a livello politico che ha seguito i propri processi dall'inizio alla fine, partecipando a tutte le sedute. Questo dimostra anche da una parte la volontà di difendersi, ma dall'altra parte anche lo stesso rispetto che ha sempre portato anche a coloro che lo accusavano. La mia impressione è che siano stati spesso processi più vicini alla politica che non alla giurisdizione, perché molti fatti che sono capitati
hanno dimostrato che in realtà tutto era basato su parole dette, ridette, riportate da pentiti che poi non si sono verificate vere. E questo è stato il suo cruccio, quello di non aver potuto difendersi fino in fondo dalle malignità e dalle voci sulle quali tu non puoi far nulla. Io ho organizzato questa, chiamiamolo, una riunione, un incontro tra amici sicuramente, prima di tutto anche per il fatto di, così per ricordare l'onorevole Giulio Andreotti, che è da poco è scomparso, ed essendo sempre stato un andreottiano, ho avuto modo, ovviamente ne ero stato presentato dall'amico l'onorevole Luigi Groppi, di conoscere una persona veramente, un politico capace, intelligente, ciò che oggigiorno purtroppo non spetta a me a dirlo, perché non ho alcun incarico di quel peso, però sicuramente c'è una grossa mancanza e c'è d'altra parte anche un grosso bisogno. Comunque io, quando ho deciso di fare questa riunione, chi altro avrei potuto invitare come relatore unico se non l'onorevole Luigi Baroffi, il quale per due legislature ha fatto parte del suo tragitto politico, perché non è sempre quello, allora che c'era in auge il pluripresidente Divo Giulio. Quindi l'ho invitato per questo e lui comunque non si limiterà a fare, diciamo, un ricordo, sia pur tratteggiato politicamente, di Giulio Andreotti, ma sicuramente si allieterà di qualche sua buona idea, qualche buon pensiero politico, che in occasione anche delle scadenze politiche che si stanno avvicinando, e una di quelle più importanti è quella del Parlamento europeo del 2014, necessita avere delle idee ben chiare e vedere cosa si può fare. Quindi non vi dilungo oltre. Ringrazio Luigi di aver accettato di venire a questa riunione, lo ringrazio personalmente di cuore, ma ringrazio anche tutti voi di essere venuti a dare testimonianza che ci sono persone che comunque intendono spendere una serata che io ritengo sicuramente intelligente e producente, di parlare di una politica giusta, una politica buona. Una nota tecnica, dopo chi vuole, perché a questa riunione sicuramente ne seguiranno altre ad argomenti specifici, può lasciare la propria email a Simona, che fa la segreteria, e anche il numero di cellulare, in modo tale io possa avere un gruppo poi degli amici, in caso da poterli contattare, poche cose. Seguirà poi qualche intervento vostro e chiuderà ovviamente sempre Luigi. Prego Luigi, la parola. Grazie. È da un po' di tempo che non ci vediamo. Troppo. Ho quasi dimenticato come si fa a parlare. Non esageriamo. E cercherò questa sera di ricordarmi un po'. La presentazione di Rinaldo mi faceva sorridere, non perché diceva delle cose sbagliate, anzi, ci ha detto delle cose giuste, lo ringrazio anche per il coraggio che ha avuto nel fare, nel invitarmi a questa riunione. Perché ha fatto riferimento alla corrente andreottiana, alla quale molti di voi che sono qui mi ricordo che facevate parte di questo orientamento come ne facevo parte io. Però la cosa curiosa è che noi facciamo parte della corrente andreottiana, ma Andreotti e le linee di corrente non si è mai visto una volta. Io non ho mai incontrato Andreotti una volta a una riunione della corrente. Questo la dice anche lunga, perché ho detto questo? Perché la dice lunga sulla persona. Non ha mai interpretato la politica come una questione di forza interna. È sempre stato superiore al tema della forza numerica. Forse perché è forte della sua forza personale. Questo può essere una spiegazione.
quello che diceva lui lo poteva dire quel 50% della DC, avendo il 30%, avendo l'1%, comunque era una proposta che faceva eco, che faceva rumore. O forse anche era un suo modo di interpretare la politica. Perché io stesso mi sono sempre chiesto in molti passaggi allora, come mai Andreotti, che ha fatto 7 volte il Presidente del Consiglio, non so quante volte il Ministro, in realtà non si è mai candidato una volta a fare il segretario della DC? Anche questo è un tema un po' curioso, perché in realtà la storia della cosiddetta Prima Repubblica, per quanto riguarda la DC, ma per quanto riguarda il PSI, il PSDI, il PRI, il PLI persino, era sempre il trasferimento dalla segreteria politica al governo, avveniva sempre così. Uno diventava forte nel partito perché faceva il segretario, perché faceva il vice segretario, perché faceva quello che naturalmente le vicende interne gli avevano assegnato, e poi da lì avveniva il trasferimento a livello esecutivo, a livello di governo. In realtà per Andreotti questo passaggio non c'è mai stato. E aveva una posizione sui partiti, sul partito della DC e sulla politica che sicuramente oggi sarebbe di attualità. Oggi sarebbe grandemente di attualità. Allora era una cosa un po' strana. Ecco perché sono partito dalla battuta di Rinaldo. Perché c'erano le riunioni della corrente andreottiana, come no? C'erano i congressi, le candidature, le segreterie regionali, le segreterie provinciali da nominare. Ovvio che ci si muoveva come tutti a livello delle articolazioni interne, ma io non ho visto Andreotti a nessuna riunione. Non a una, è mancato. Non è venuto a nessuna riunione. Con questo, non avendo, come si può dire, contrasti o avendo delle contrarietà verso chi si radunava per decidere le scelte da prendere, ma avendo sempre dimostrato un certo distacco, per lui il partito era l'elemento della formazione, ma poi l'arrivo che le persone dovevano avere, il traguardo, era l'esecutività, che fosse a livello comunale, che fosse a livello provinciale, regionale o parlamentare, ma quello doveva essere il versante finale. Io ho avuto la fortuna di essere richiesto dal cittadino 2 settimane fa, il giorno dopo, 2 giorni dopo la morte di Andreotti, di un ricordo, un'intervista che lo ricordasse. E mi ha fatto piacere, il cittadino ha dedicato una pagina intera, e questa è una cosa che ha fatto piacere non tanto a me, ma insomma credo alla politica in generale. E il cittadino naturalmente nelle domande, il giornalista era Longoni, mi voleva portare non tanto sui ragionamenti generali, quanto sulle vicende relative alla Brianza. E ovvio, quotidiano o settimanale che sia della Brianza, è chiaro che era interessato ad avere qualche spunto che fosse successo qui. E io ne avevo tanti da raccontare. Quello che ha colpito di più è stato quando ho ricordato come è stato scelto la candidatura di Walter Fontana al Senato nel 92. Io allora ero segretario organizzativo del partito e toccava a me fare le liste, un fatto statutario, non di nessun'altra natura, le liste in tutta Italia. E mi ricordo che, naturalmente, poi essendo milanese, avendo all'epoca c'era Gioventana presidente della regione, c'era Paolo Lazzati segretario del partito a Milano, è chiaro che la mia attenzione era anche legata al tema di Milano, la Brianza allora era ancora con Milano. E mi ricordo che dovendo pensare un po' alla candidatura più adatta per
per il collegio di Monza, su una serie di suggerimenti che mi erano stati anche portati, ci convincemmo che la candidatura giusta fosse quella di Fontana, per tante ragioni. Primo perché era l'espressione della società civile, quindi già allora questi ragionamenti non è che non esistessero. Già allora si cercava di candidare quelle persone interne ai partiti, alla DC in questo caso, ma anche con un occhio rivolto all'esterno. E Fontana allora era presidente degli industriali di Monza, era, se ricordo bene, presidente della Federmeccanica, quindi era persona che rappresentava un mondo ovviamente molto vasto, molto interessante, ben amato, ben presente, ben radicato nel territorio brianzolo. Io ero candidato alla Camera e lui era candidato al Senato in questo collegio. E siamo quindi incrociati in tante iniziative, ovviamente. Per quanto mi riguarda, il collegio mio era molto più vasto, era tutta la provincia di Milano e la provincia di Pavia. Allora il collegio era Milano-Pavia. Il collegio senatoriale era più ristretto perché coincideva più o meno con l'attuale provincia di Monza e Brianza. Il risultato è stato positivo per entrambi, io fui eletto per la seconda volta in Parlamento e Fontana fu eletto al Senato per la prima volta. In quella campagna elettorale Andreotti venne due volte in Brianza. Una volta fece un giro, mi pare anche a Serenio, se ricordo bene, e le altre due volte sicuramente a Monza, e quindi venne anche a sostenere, diciamo, indirettamente la candidatura di Fontana. Dopo due o tre giorni dell'elezione avvenuta, quindi io eletto in Parlamento, riconfermato, lui eletto al Senato, mi telefona Fontana, Walter, mi dice: senti, ma adesso che io sono stato eletto, cosa devo fare lì? Devi fare, devi scegliere una commissione, immagino che la tua professione ti fa il tuo mestiere di imprenditore ti faccia scegliere la commissione industria e commercio, che mi sembra la più naturale, e poi dopo da lì pian piano seguirai le vicende di commissione e le vicende in aula. Ah, ma io voglio andare da Andreotti perché volevo ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato in campagna elettorale, venendo, siamo stati anche a casa sua a cena una di queste due volte, eccetera eccetera, e quindi lo porto a Palazzo Chigi. Andreotti stava a Palazzo Chigi in quel periodo e lo porto lì a Palazzo Chigi. Ovviamente Fontana tutto un po' imbarazzato, perché era la prima volta che entrava da senatore, diciamo, nella stanza dei bottoni, quella sede, insomma, quella che e causati dentro tre quarti d'ora più o meno, bevendo il caffè insieme, e Fontana gli raccontava, insomma, cosa voleva fare. Intanto gli chiedeva: oh, Giulio, cosa devo fare? Dimmi tu cosa devo fare. E quindi il colloquio è andato molto bene. Naturalmente Fontana diceva tre parole in dialetto e in italiano. Perché Fontana dopo si era, come si può dire, abituato di più al linguaggio anche romano, diciamo così. Ma allora, appena arrivato, la sua espressione era tre parole in dialetto e una in italiano. Dire tre parole in dialetto brianzolo a uno che sta a Roma, la cosa è un po' curiosa. E mi ricordo che quando poi siamo usciti dal colloquio, Andreotti mi dice: ma Federico, puoi fermarti un secondo? Dico: sì, sì. E pensavo che dovesse dire qualcosa di altra natura, riguardante il partito, altre cose. E invece mi ha detto una battuta che ha fatto ridere, che poi è stata una cosa che ho anche ripetuto a Walter Fontana. Mi ha detto: guarda, la prossima volta che mi porti Fontana, porta anche l'interprete. Allora mi devo dire che Fontana è stato di una bravura sul piano anche politico, e ha seguito in quei due anni la vita da senatore della Commissione Industria, che sicuramente è stato utile davvero alla DC e anche presso la Brianza. Io volevo
seguendo lo schema di Rinaldo, e portarvi su un secondo argomento, che è in fondo il motivo per il quale ho accettato di venire qui volentieri, a parte anche a ricordare qualche trascorso di Andreotti qui in Brianza, ma soprattutto per questa seconda motivazione. E vi vedo tutti molto, molto, molto delusi dalla politica. Alcuni di voi li ho sentiti al telefono, altri li ho visti, ho scambiato quattro parole qui. Non ho trovato nessuno, non dico entusiasta del panorama politico che abbiamo di questi temi, ma neanche, come si può dire, metà contento e metà no. Non riesco a trovarne uno. E allora io è da un po' di tempo che ho un'idea in testa, che finora non ho trovato nessuno che la sposasse. E secondo me hanno sbagliato quelli che non l'hanno sposata, in primis Casini, che di errori, poveretto, ne ha fatti tanti, e li ha anche pagati, perché oggi è ridotto lui e quattro amici al bar. Qualcuno di voi che c'è e che so che viene dall'UDC sicuramente mi avrà sentito dire ancora 3-4 anni fa, tenete conto che io ho lasciato l'UDC 2 anni fa, quindi ben prima di lasciare l'UDC, dicevo a Casini in pubblico e in privato, in tantissime occasioni, che doveva avere il coraggio di chiudere l'UDC e di aprire la sezione italiana del PPE. Avendo lui le carte e le caratteristiche più idonee per questo percorso, perché era il presidente dell'Internazionale Democristiana. Quindi chi meglio del presidente dell'Internazionale Democristiana poteva guidare in Italia il percorso di riavvicinamento di tutte le forze politiche che sono state di estrazione democristiana e portarle sul solco del Partito Popolare Europeo, se non lui? Mi sono sempre sentito dire, ma tu sei un sognatore, ma tu non hai piedi per terra. Ma questa cosa qui sì è bella da dirsi, ma è difficile poi realizzarsi. A parte che gli rispondevo, può darsi che non abbia i piedi per terra, questo può essere benissimo, però io credo che la difficoltà nella realizzazione dipende molto anche da te. Se tu ne fai di questa scelta il vero cavallo di battaglia dell'UDC e non quello di vedere se prendiamo il 4%, il 5%, ma forse arriviamo al 6%, perché comunque giochi in un terreno così ristretto, così misero e così poco influente, che viene a mancare su un appuntamento invece che è particolarmente rilevante. E non vedo nessuno, dicevo lui, non vedo nessuno che in questo momento possa avere le tue carte sul piano politico, sul piano personale, per ostacolarti su un disegno che invece è, credo, di comune accordo. La sua testa allora era orientata sul né di qua né di là. Non si sta né con la destra, non si sta con la sinistra. Di volta in volta si fa un accordo di qui, poi un accordo di là. Perché facendolo di volta in volta di qui, ogni tanto di là, così non ci facciamo capire dove siamo. Risultato di questa scelta è che poi l'UDC si è spenta, perché molti l'hanno abbandonata. Io se io solo, il problema non buttava nulla. Il partito si è disperso in una assoluta
non identità, perché quando in Regione Lombardia si fa uscire un DC dalla Regione, si fa uscire un DC dalla provincia, si fa uscire un DC dal comune, in virtù di un disegno suo del dire non si va né di qua né di là, e i risultati poi sono quelli che sono avvenuti. Né di qua né di là. Né di qua né di là. Avevo lo psicologo che supposto. Io sostengo che quella è la scelta che va fatta. Non riesco a vederne altre. Perché vedete, si cambierà la legge elettorale, non so, proporzionale, maggioritaria, sistema misto, sistema alla francese, alla spagnola, alla tedesca, oro. Io non lo sapevo nessuno. Si farà un sistema elettorale perché non si può andare avanti con questo sistema. Ma qualsiasi sistema elettorale venga scelto, sia che sia più vicino al maggioritario, sia che sia più vicino al proporzionale puro, che queste sono le due schedature dell'attuale discussione, sicuramente l'attuale presenza dei partiti porterà inevitabilmente alla poca governabilità. Perché si potrà governare solo attraverso i premi di maggioranza, che sono una bella cosa, ma che non sono la fotografia reale di quello che il paese ha espresso. Perché mi fa sorridere quando il PD si lamenta del cosiddetto Porcello, perché ha ragione di lamentarsi. Beh, sicuramente la legge non è equilibrata. La si vede nei fatti che non è equilibrata. Però loro hanno preso con il 30%, hanno preso il 55% dei parlamentari. Quindi si lamentano, vengono le tasche piene però. Torniamo al PPE. Noi siamo stati, alcuni di noi sono stati a parlare a Bruxelles con Martens. Martens è il presidente del Partito Popolare Europeo. PPE non ha segretario, il segretario è una specie di direttore generale. Il numero uno politico si chiama presidente. E siamo stati da lui, tre persone, con una domanda precisa. Se la DC dovesse ricostituirsi, noi siamo dentro o siamo fuori il PPE? Perché è evidente che se noi dovessimo fare una domanda di adesione al PPE come Democrazia Cristiana, sicuramente avremmo delle opposizioni. Il primo dir di no sarebbe Berlusconi, o forse il primo dir di no sarebbe Casini, e il secondo da dir di no sarebbe Berlusconi. Ovviamente poi non immaginiamo che dicano di sì quella parte di democristiani che stanno nel PD, perché ovviamente sono addirittura da un'altra parte. Quindi siamo andati, non io ma altre tre persone, Fontana, Silvio Lega e Renato Grassi, da Martens a farmi questa domanda. E la risposta è stata molto chiara, senza equivoci. Voi non dovete fare domanda, perché siete addirittura tra i soci fondatori del PPE. Innanzitutto io volevo dire che mi sento un po' tornato a casa, perché da tanto che non vedevo Luigi in questa sala, dove ci vedevamo abitualmente anni fa, quando cercavamo di fare dell'UDC una cosa decente. Non ci siamo riusciti, per me è così, l'ho vissuto in questo modo, e devo dire che quando ho visto i risultati elettorali dell'UDC ho tratto un sospiro di sollievo, perché parlando anche un po' della Brianza,
Io ho vissuto sulla mia pelle quanto il peggio della selezione della classe dirigente fosse ormai prassi in quel partito. Per cui, per vicissitudini comunali, ho dovuto prendere delle altre strade per evitare di finire in ambienti non politicamente avversi, ma come dire, dal casellario giudiziario molto fitto. Ed è cronaca e non vado oltre, anche perché la videocamera è ancora accesa. E quindi questo per me è un capitolo chiuso e sono contento che si sia chiuso. L'unico orizzonte politico praticabile e aggregante al di sopra della mediocrità che noi siamo costretti a vivere da 20 anni è quello che ha detto Luigi Baruffi. Io personalmente con diversi amici ho fatto dell'associazionismo su questo, col Movimento per l'Europa Popolare, il MEP di Pellegrino Capallo, Cossiga e Company. E adesso c'è un'iniziativa di cui volevo parlare Luigi, ma di cui sicuramente lui ha conoscenza, che è quella dei Popolari Italiani per l'Europa, dove si va da Mario Mauro, forse. Ah. E però è ancora parlamentare. A Gargani. Quello io, Luigi, sono qui stasera perché, pur essendo un consigliere comunale, pur avendo dei voti che ho dimostrato di avere, nonostante l'UDC, c'è bisogno di persone che sappiano aggregare e fare politica per costruire qualcosa, perché poi noi possiamo urlare tutto il nostro odio verso le categorie, ma poi bisogna cercare di aggregare, se no siamo gallini pure noi. E noi dobbiamo aggregare al di sopra della mediocrità che c'è oggi. E quando vedo gli ambienti a noi vicini, che sono quelli che poi hanno portato alla lista civica per Monti o giù di lì, che ancora una volta, quando ci poteva essere l'occasione nell'errore di Monti, che però poteva essere sfruttato politicamente da un certo punto di vista anche, perché se non ci fosse Monti che avesse fatto quell'errore personale, io non so cosa avrei votato a febbraio. Insomma, ero molto a disagio. Però pur essendoci stata quella che comunque è stata un'opportunità, perché ha aperto uno spazio politico, no? Che vale il 12% oggi, in Lombardia ci si è divisi un'altra volta, in una politica assurda che ha portato a sostenere Ambrosoni, alcuni sbagliando totalmente, perché quello per me è stato un errore grave, e non sostenere quella che poteva essere una scelta di influenza dal punto di vista elettorale, però almeno con un valore politico riaggregante dopo diversi anni, che era quella per gli Albertini, Mario Mauro, eccetera, eccetera. Almeno era lineare, almeno. Non dimentichiamo che sì, in quel periodo, che è pochissimo tempo fa, ma ormai è molto veloce, ancora di più la politica, venivamo dal post Berlusconi che ci aveva, come dire, ridotto nel settembre dell'anno prima arrivare a Monti con il paese che stava per chiudere. Questa era cronaca di poco tempo fa. Poi paradossalmente adesso siamo in un periodo in cui Monti sembra, tra virgolette, politicamente bruciato, oltre che essere distante, e in cui magari anche in questi giorni sembra Grillo addirittura che sta, quindi siamo veramente in una velocità supersonica. Allora l'ampio respiro che ha la politica viene dalle idee forti, dalle idee aggreganti, al di sopra di questo autoannullamento che gli uni e gli altri tra di noi soprattutto facciamo. Ed è l'unico rezzo, non è una domanda, è una considerazione, e ho finito. Luigi, io ci sono, volevo dirti questo. Non è facile, però la strada è quella lì. Dobbiamo però fare in modo che i personalismi non ci siano più. Punto. Perché è ridicolo che in Brianza si facciano delle riunioni a Monza, dove si parla di lista civica, e ce n'è soltanto un pezzettino. È ridicolo. Punto. È una perdita di tempo. È stata una stupidaggine, perché se bisogna fare un momento di partenza bisogna coinvolgersi tutti, perché la logica dell'imprimatur e della primogenitura è la logica che ci fa vivere da 20 anni. È così. E allora una persona pacata come Luigi, che anche ha avuto, consentimelo, in questo momento la fortuna di essere un poco al di fuori per qualche tempo,
per me può essere una risorsa da mettere a disposizione questo progetto e io la seguirò totalmente. Non ho fatto una domanda, però qualcosa volevo dire.